No, non esiste. Secondo me la perfezione esiste, però noi non siamo ancora arrivati e non possiamo mai pensare che siamo arrivati alla perfezione. Noi dobbiamo voler sempre crescere e migliorare sempre, perché noi non possiamo mai accomodarci e comunque lavorare sempre bene. È una serata bellissima, che è stata una gioia, un'emozione pazzesca, e vorrei dedicare questo gol a tutta la mia famiglia, ai miei amici e comunque anche alla squadra. La stessa efficacia con cui sei passato dai movimenti del centrocampo a 3 a quella a 2 sono dovuti alla tua tenacia, alla tua duttilità tattica, alla tua bravura e intelligenza in campo, a cosa? Credo che alla mia testa, diciamo, no? Perché sicuramente con l'aiuto dei compagni, del mister, che hanno cercato di inserirmi subito, ho questa, diciamo, facilità di capire abbastanza veloci i movimenti e comunque entrare nei meccanismi della squadra, anche se c'è tanto da migliorare ancora. Noi sapevamo che comunque era una partita molto importante, una partita molto sentita, una partita che avevamo voglia di far bene, credo che abbiamo fatto, però come ho detto prima non possiamo accomodarci, restare coi piedi per terra e continuare a lavorare bene. Alla finale ci penseremo, solo a maggio, adesso pensiamo all'Europa League che arriva in settimana e poi al campionato, poi fino a maggio è lunga. Credo che la convinzione noi dobbiamo avere dentro di noi, la motivazione noi dobbiamo avere dentro di noi. È certo che ti dà motivazione in più quando tu batti una grande squadra, però noi dobbiamo essere consapevoli e tranquilli che possiamo farcela. Bene, grazie. Sì.